prevista per domani e non voglio quindi anticipare i temi che tratterò. Il mio è un saluto e una riflessione, ma vorrei partire innanzitutto da un ringraziamento. Non ci preoccupiamo di avere la città di molto bene per il sindaco e quindi evito di ripetere tutti quanti. Ringraziamento alle istituzioni locali, regionali, nazionali ed europee che hanno reso possibile questa iniziativa. Ringraziamento naturalmente a tutti quanti gli sponsor, a cominciare con gli Amarelli che qui oggi ci ospitano, e ringraziamento naturalmente anche, permettetelo, allo staff che ha messo in piedi tutto questo. The director will speak tomorrow, he will give us his lecture tomorrow, but for the moment he would like to thank the institution, the sponsor and the staff that give us the possibility to stay here. La riflessione è questa. Negli anni, quando avevo la vostra età, ragazzi, mi rivolgo a voi, c'erano tre mondi. Il primo mondo, il secondo, quello capitalista, diciamo, occidentale, il secondo mondo, quello comunista, e il terzo mondo, gli altri. When I was young, and then when I had your age, there were two worlds. The first one was the capitalistic world, the second one was the communist world, while the other was the others, simply the others. Col 1989, la caduta del muro di Berlino, è caduto il secondo mondo. Ed è stato qualcosa di epocale, di straordinario. Nessuno l'aveva previsto. C'erano le grandi università americane, sovietologi, cremlinologi, che non avevano previsto la caduta del sistema comunista. So, in 1989, the second world fed with the fed of the Berlin Wall, and no one in the American university foresee this happening. So la stessa cosa è successa per le rivoluzioni della primavera araba. Non erano state previste, e quasi improvvisamente in questi paesi del Medio Oriente e del Maghreb sono nate queste straordinarie dal basso movimenti popolari che hanno travolto sistemi di potere che avevano le spalle decine e decine di anni e che sembravano inamovibili. Nessuno aveva previsto, in particolare i paesi occidentali, che avevano spesso rapporti consolidati con questi regimi. Something similar is happening now because no one foreseen the Arabic Spring. So no one foreseen that something that was growing not guided from government but guided just for population would be done something like it's happening now. No one had foreseen this also in the American University or in the Western University. E allora oggi non abbiamo più nemmeno il terzo mondo. È rimasto un mondo, un solo mondo, il nostro mondo. Da cui dipenderà il nostro futuro. So now we do not have more three words, we just have one word, and from this, according to this, our future will be guided. Il che significa che negli ultimi 20 anni abbiamo visto il più straordinario cambiamento avvenuto nella storia mondiale. That means that in the last 20 years we saw the biggest change in the world history. Un grande storico della Harvard University, Immanuel Wallerstein, ha detto che un sistema economico si è sempre retto su tre diversi livelli: il centro, la semiperiferia e la periferia. Da sempre della storia. A big historian, Immanuel Wallerstein, told that the always in the history the economy was based on three points: the center, the semi-periphery and the periphery. Ogni grande cambiamento della storia ha provocato uno sconvolgimento tra centro, semi-periferia e periferia. Every historical changes provoked a change in these three points.
void, periphery, semi-periphery and center. Oggi stiamo vedendo questo. Non sappiamo più quale sarà il prossimo centro. In passato c'è avuto un solo cambiamento nella storia, dal Mediterraneo all'Atlantico, con la scoperta dell'America. Oggi si parla di uno spostamento dall'Atlantico al Pacifico. So now we do not know, we are seeing that maybe the center is coming from United States to somewhere else. Like before, the center of the world was Mediterranean, and then after went to United States. Now maybe we will see in the new center will be in the Pacific. C'è una e una sola condizione perché il Mediterraneo possa avere ancora un ruolo nella storia: che completiamo il processo di unificazione europea e che si realizzi un processo di unificazione sulle altre sponde del Mediterraneo, dei paesi arabi. Questa è la sola condizione, altrimenti noi scompariremo dalla storia. The only way in which we can resist to this moving of the center is that the completion of the European Union integration process, and at the same time the fact that Arabic countries start the integration process, and this is the only reason, as I said, to resist this change. Di questo vi parlerà subito dopo il dottor Nafi, che si occupa appunto del federalismo dei paesi arabi e della volontà che nasce nelle leggi di questi paesi di realizzarlo. C'era anche in passato, no? La concezione pan-araba, no? La volontà che nasce in questi paesi dopo queste rivoluzioni di creare una solidarietà. Pensate, solamente il 5% del commercio di questi paesi è un commercio intra-arabo, per il resto è commercio con l'Europa, con gli Stati Uniti, è qualcosa di assurdo, di fuori di ogni logica. Quindi abbiamo questa mattina la fortuna, e sottolineo la differenza rispetto alle passate edizioni: in passato eravamo noi che parlavamo, noi intellettuali europei, che parlavamo a ragazzi che venivano qui dal Maghreb, dal Medio Oriente. Per la prima volta quest'anno abbiamo un docente che lavora tra l'altro al Ministero degli Esteri egiziano del Maghreb, e abbiamo, arriverà quest'oggi, vi parlerà domani, un docente iracheno. Cioè cominciamo un confronto a più voci, perché questo è il futuro: confrontarci, discutere e trovare soluzioni insieme, together. So after we will have the lesson of professor of Dr. Anafi, that will speak to the integration process in the Arabic countries. But the director wants to underline that this meeting is particularly important because for the first time it's not just the European professors that speak to Arabic students or to foreign students, but also we will have two professors that will speak about the problem of Mediterranean and that comes from Mediterranean countries. So it's not just European that did lesson, but it's like a way in which we have to build our common future. Just listening to all the voices and trying to build the solidarity between us. E allora chiudo con una battuta del famoso Sherlock Holmes, creato da Conan Doyle, che forse conoscete perché avete visto il film anche, no? Sherlock Holmes dice: non so vivere senza usare il cervello, e il resto per cos'altro vale la pena di vivere. Riesci ora a dire? Sì. He wants to finish this speaking with a joke of Sherlock Holmes that said, I cannot live without using the brain. E il resto per cos'altro vale la pena di vivere? And for what else is important to live, if not to use brain? Ecco ragazzi, usiamo il cervello in questa settimana, usiamo il cervello nella nostra vita, ci sarà molto bisogno di usare il cervello nei prossimi anni, nei prossimi decenni. Grazie. Sì.